Beh? Perché non lo porti addirittura dentro? A chi? A quell'affare lì. Voi parlate sempre come quando eravate carabinieri. Portalo dentro. Ma che si tratta di un delinquente? Ti prego di lasciare stare l'arma. Come dovrei dire, secondo te? Prego, portate la macchina a parcheggiare nell'atrio, per favore. Ecco. E allora perché non diciamo addirittura parcheggialo nella mia guardiola, ti pare? No, questo è esagerato. Basta che voi poi la guardate con gli occhi. Insomma, lì la macchina non ci può stare. Ma perché? Perché c'è il passo carrabile. Ma qual è questo passo carrabile? È quello lì, lo vedi? Quello è il passo carrabile. Ah, quello è il passo carrabile. Sì, quello è il passo carrabile. È bello, ma se deve passare una macchina non può passare. Ma dove deve andare questa macchina? Quale macchina? Quella che deve passare. Qui non deve passare nessuna macchina. Insomma, deve passare, non deve passare, allora, mettiamoci d'accordo. Ma possiamo vivere in questa incertezza? Ma insomma, potrebbe passare una macchina? Ah, potrebbe. Ma non lo può. Ma non lo può, perché ti ci sei messo davanti te? No. Sì. No, perché dove passa se ci sono le scale? Questi sono affari che non ti riguardano, perché qui ci potrebbe essere anche un garage. Ma non c'è. E invece c'è. E dov'è? Al terzo piano. Eppure uno da voi non se ne aspetta certe spiritosità. Perché da me? No, perché voi siete un tipo che sta tra la guardia notturna al riposo e il guardiano del cimitero a spasso. Senti, in un'altra epoca non te l'avrei permesso certe definizioni, hai capito? Così arrestavate la gente. Sì, così. Acchiappandola per lo spolverino. Acchiappandola per lo spolverino. Perciò, sta attento a te. Beh, io vengo senza spolverino. E poi sta a sentire, c'è un'altra cosa. Che cosa? Da quando vieni a fornire la roba, mancano molte cose. Hai capito? Perfino i pomelli. Guardami in faccia, nella targhetta delle porte. Guardami quando parlo, perché io voglio che mi si guardi negli occhi. Anche in questo palazzo. Perché... È venuto il momento che devo confessare. Ah, perché tu rubi, lo confessi pure. Non rubo. Ah, no. Non rubo, io sono cleptomane, capito? No, io sono malato, malato sono. Cosa? È da bambino che io sto soffrendo. Lasciatemi in pace. Sto soffrendo l'ira di Dio. Io da bambino, come vedevo una cosa lucida, non so, me la dovevo prendere, una cosa che brillava, m'attirava, perché io sono malato. Sarà stata la mia vita di miseria, la mia vita opaca. Tu sei Mariolo. Ah, voi considerate Mariolo un cleptomane? Che cleptomane? Tu sei, c'hai la latromania. Io sono stato anche dal medico. Sì? Ah, no. E che t'ha detto? Niente, perché non se ne accorge. Di che cosa non se ne accorge? Che gli ho portato via un calamaio d'argento bello, con un pomo così, appena si è girato, me lo sono messo in tasca, Ma come devo fare? Posso campare così? Posso vivere così? Ma io... Io adesso vedo questi bottoni, Per me è una sofferenza, per me... lasciatemi stare. Ma sì, è meglio, lasciamo stare. Proprio. Ma dove dovete andare? Sorvegliatemi. Voi mi dovete sorvegliare. E tu così va a finire. Ammonito e sorvegliato. Te lo dico io. Ma sorvegliate da voi che mi volete bene. E sorvegliate anche il camioncino. Va, cammina, fa presto. Circola. Guarda questa penna di chi è. Ma chissà di chi è. Questa è mia! È vostra? E come? Mi rubi pure la penna, mi rubi adesso! Oh, la cleptomania, maledetto, questa mani da cleptomania! Maledetto te! Mi perdonate, vero? E non prendere l'ascensore! State tranquillo, vado a piedi! Chi è? Don Antonio, il portiere! Mi scusi, dottore! Chi? Buonasera, dottore! Antonio, che fai? Che vuoi? Buonasera! Sono venuto a dare una stretta al dado. Che dado? Al dado del tubo. Che dice tubo? Che gocciola. Chi lo dice? Chi la sua signora passando in guardiola mi ha detto, Antonio, vai giù a dare una stretta al dado del tubo che gocciola. Tanto il dottore non esce. Invece il dottore esce, io stavo uscendo. A lei esce? Sì, stavo uscendo. Vabbè, allora mentre si cambia io do sta stretta. No, tu non dai nessuna stretta, Antonio. Tu che fai? Lo stagnare o il portiere? Io non permetto che il mio portiere faccia dei lavori marginali. E andiamo. Una volta lei mi ha detto che il portiere ha il dovere di fare tutto quello che serve agli inquilini, ricorda? Sì, mi ricordo. Ti ricorda che mi aggiustai la poltrona? Sì, mi ricordo che mi aggiustassi la poltrona. Si ricorda che si dimenticò di darmi la mancia? Sì, mi ricordo che mi sono dimenticato. Adesso alla prossima festività io ti do una bella mancia, va bene? Ma non è che lo faccio per la mancia, faccio perché c'ho la responsabilità del palazzo. Antonio, per cortesia, non... Che? Senti, sono da-da, solo. Da-da, che? Da-da? La goccia, la senti? Ah, la goccia, di da-da. Semmai è da-da. No, no, è da-da. Vabbè, anche da-da significa che c'è un recipiente che raccoglie la goccia. Appunto, una volta che servite il recipiente... Io lo voto. E se si dimentica, si allaga tutto. Dottore! Immagini se si allaga, Antonio. Oddio, fuoco. Addio, Antonio, vai. Come non lo stringiamo? Fai una cosa, lasciami la chiave, lo stringo io il tubo. Vabbè, stringe lei? Sì, lo stringo io. Ma perché non si fida di me? Vabbè, non mi fido di te, io ho da fare, Antonio. E che deve fare? Scusate. E che devo fare? E che devo rendere conto al portiere di quello che devo fare? Sto sentendo la partita alla radio, ecco. Vabbè, mentre lei sente la partita, io do questa stretta. No, la stretta la do io e tu. E io sento la partita. No, tu te ne vai, te ne devi andare. Allora, lo stringere lei? Sì, stringo io. Vabbè, io vengo a insegnare come si fa. Ma che? Me lo devi insegnare tu, lo so come si fa. Quanto ci metto? Che ne so io? Vedi, lei non lo sa, io ci metto un minuto. E un minuto ci metto anch'io. Antonio, vattene.
via. Non mi fate male. Scusa, Antonio, io voglio parlare con molta educazione. Va, aspetta. Antonio, tu non le puoi capire queste cose perché sei un portiere. Ma io mi manda via senza chiave. Sì. Ragazzi, Antonio, va, te ne via, te ne devi andare. Va, te ne via. Scusa, ho l'impressione, come se lui voglia andare via. È una tua impressione, Antonio. Via! Via!